ma non la prenderò. Non cerco la fortuna che un giorno mi lasciò. Non m'appartiene il sogno, non cerco falsità. La vita è una battaglia fatta per la verità. Ti lascio ai tuoi pensieri, ai tuoi santoni indù, ai mondi di parole, al vuoto che vuoi tu, ai tuoi guerrieri pazzi che dormono con te, che corrono sull'erba di un giardino che non c'è. E non mi importa niente se un giorno soffrirai, se a furia di sognare tu ti distruggerai. Sei polvere, sei neve, hai solo falsità. Io ho una cosa grande, lotto per la libertà. Applauso, bentrovati alla, alla seconda edizione del premio Pierangelo Bertoli. Sarà una serata meravigliosa, avete letto dappertutto, sapete tutto quanto, avete sentito dalla televisione, dalla radio, e c'è un mix bellissimo dove tutto su questo palco diventa reale, perché ci saranno 8 finalisti che sono stati selezionati in giro per l'Italia per quanto riguarda chiaramente le loro opere di cantautorato. Ma la cosa ancora più bella è che questa sera 4 big riceveranno 4 categorie del premio dedicate a Pierangelo Bertoli, che ovviamente fanno capo a una sua canzone. Di conseguenza c'è anche una relazione in merito a quello che è il contesto della canzone. Allora, primo artista in gara, mi raccomando, bisogna fare il tifo, adesso alziamo i toni perché questo è bello adesso. Allora, occhio, perché lui si è qualificato, è il primo artista della selezione Nuovi Cantautori, con Metti che un giorno ti svegli. Lui è Mad. Ciao Mad, prego. Metti che un giorno ti svegli e hanno ragione loro, tu credevi che fosse uno scherzo, invece fanno davvero, perché il futuro è grigio e serve uno che comanda. Ed ora passano casa per casa e fanno tutti la stessa domanda: tu da che parte stai? Ah, ah. Tu da che parte stai? Ah. Che erano anni che giocavano con la paura, metti che sputano sul dio degli altri, metti che torna la razza pura. La si divise a scuola e poi li dividi in quartieri, e i loro figli saranno italiani, ma gli italiani per loro stranieri. Da che parte stai? Ah. Tu da che parte stai? Metti che stanno bussando e hanno ragione loro, le donne a casa a fare le donne, che hanno il lavoro già tra le gambe. Metti che non si discute, tu prova ad alzare la voce, dov'è il potere ad avere ragione, la verità la si mette in croce. Che un giorno ti svegli e hanno ragione ancora,
Tu pensavi che la storia avesse già insegnato allora, e invece metti quel giorno ti svegli e ci sarà quello che c'era. Forse allora sarà tardi, forse è meglio alzarsi ora. Tu da che parte stai? Oh, oh, tu da che parte stai? Oh, tu da che parte stai? Oh, 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 tu da che parte stai? Secondo artista in gara, selezione nuovi cantautori. Con la canzone Correvi, lui è Mladen. Eccolo qua. Sul vento che porta via, dentro ogni pensiero, in una favola da bugia, come il mare in tempesta che trova giù ogni speranza, si leva un lamento dal buio della tua stanza. Si spezzava il movimento, diveniva sempre più lento, forte il desiderio di prendere e fuggire via. È un nemico che t'accompagna e non ti lascia mai, tra due ruote inchiodate al suolo, e non voleranno, non voleranno mai. Studiare, scrivere, musica e poesia, cantilene magiche, la tua porzione di follia. Desiderio in tempesta che travolge ogni speranza, di tornare a correre con immobile speranza. Si spezzava il movimento, diveniva sempre più lento, forte il desiderio di prendere e fuggire via. È un nemico che t'accompagna e non ti lascia mai, tra due rotte inchiodate al suolo, che non voleranno, non voleranno mai. Due ruote inchiodate al suolo, che non voleranno, non voleranno mai. Allora, terzo artista in gara, selezione nuovi cantautori. Con la canzone delle donne, lui è Maurizio Caravita. Eccolo qua. Prego. Ho scritto una canzone per le donne che ho perduto, come stelle e comete nello spazio infinito. Ma penso che in fondo non è andata così male, le rivedo tutte qui quando mi metto a cantare. Un giorno per caso ho incontrato Camilla, ma è volata via come una scintilla. Per non conto di più è rimasta Valentina, giusto il tempo di un proverbio, dalla sera alla mattina.
questa è la canzone per le donne che ho perduto come un soffio nel vento, così tutte in un fiato. E penso che in fondo non è andata così male, le rivedo tutte lì. Se chiudo gli occhi a pensare, ricordo con dolcezza il viso di Clarissa, luce buona negli occhi come quando parli ai bambini, così come Susanna dai tempi della scuola, bruciata in una fiamma sotto le lenzuola. Questa è la canzone per le donne che ho perduto come gocce di profumo svanite in un minuto. E penso che in fondo non è andata così male, posso sentirne il sapore e ricomincio a sognare. È fuggita dal balcone e mi ha fatto sentire in un tratto un coglione. Oggi Daniela è la migliore amica e mi ha insegnato le cose che durano una vita. E questa è la mia canzone per le donne che ho perduto come un calcio ad un pallone con il tempo ormai scaduto. Penso che in fondo non è andata così male, le rivedo tutte qui quando mi metto a cantare e ricomincio a sognare se resto solo a pensare. Grazie. Quarto artista in gara, selezione nuovi cantautori. Il duo è appunto CFF e il Nomade Venerabile con la canzone La Frana. Eccole qua. Prego. Avresti lasciato di fertile diverso, hai disfatto il mosaico dei minuti, hai aggiunto svolte e progetti alla lista dei non pervenuti, ti sei svegliato all'opposto di quanto credevi nobile e giusto. Suo riflesso, alla fine ti sei perso, come in tutto quello che nel ciclo dell'amore segue alla fase della passione. Hai memorizzato citazioni di un libro che non hai capito fino in fondo. Hai sentito vivo nella verità dell'imbroglio. C'è traccia del coraggio delle madri, finisce ogni possibile
affondi le tue mani nell'immobile. Premio nella seconda edizione per Angelo Bertoli, categoria Italia d'Oro, lo vince e quindi è con noi Brunori Sas. Ciao Dario, ciao, complimenti, consegna ovviamente l'assessore alla cultura del comune di Modena, Gianpietro Cavazza. Brunori Sas al premio, eccolo qua, ci sono tutte le foto. Alla fine ti sei sposato, alla fine lo hai fatto in casa, alla fine hai rinunciato anche all'ultima pretesa. E alla fine ti sei piegato alle logiche del mercato, il televisore al plasma e il divano cammellato. È il tempo delle Molotov, tutti pazzi per Maria, ufficiale tutti della polizia, non ti rincorrono più. Ai 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 ai, un mambo un po' precario. Come farà chi non ha un soldo ad apparire milionario? Alla fine ti sei scocciato di inseguire il bianconiglio, hai cullato troppi sogni, adesso culli un altro figlio. E alla fine ti sei scordato anche la felce ed il mirtillo, e quel pugno chiuso in tasca sembra quasi un armadillo. E hasta la vittoria, hasta sempre sopra i bei, adesso tutto fila liscio, sembri quasi casa dei, non ti preoccupi più. Para, para, para.
para pa para para pa ai 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 mambo proletario come farà chi non ha un soldo ad apparire milionario ai 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 è la rivoluzione, Che Guevara e Pinochet adesso ballano felici sulle basi di Beyoncé. Non si rincorrono più. E intanto monta il mambo e monta. E intanto monta il mambo e monta. Ai 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 ai. Quindi il quinto concorrente in gara in realtà è poi il primo della seconda fascia con la canzone Forse, lui è Francesco Bellucci. Grazie. Siamo bloccati in mezzo al traffico, tra milioni di semafori. Ti vedo allo specchietto da qui, così bella anche di lunedì. E chissà come ti chiami tu, e dove stai andando, così distratta. Cosa stai pensando? E mentre fantastico su questo amore illogico, i rumori dei clacson, è già verde al semaforo, così devo procedere, e incastrato tra le macchine. Forse è tutta un'illusione e forse dovrei lasciare stare, ma forse abbiamo molto in comune, allora ti dovrei cercare. Forse crolla il mondo, forse va tutto a fondo, ma forse mi basta un secondo e tutto può. Subito il panico quando mi giro e tu non sei più lì, provo a cercarti subito perdendomi tra i vicoli. Pensa un po' che stupido, me ne frego dei semafori e continuo a correre per venirti a prendere.
secondo è tutto. Può migliorare se ancora mi illudo un po'. È che non voglio svegliarmi un giorno senza favore. Attenzione, andiamo avanti, sesto artista della sezione Nuovi Cantautori con la canzone I Due Cavalieri, lui è Paolo Vigna. Buonasera Paolo. Prodi cavalieri muniti di coraggio, di rappi ed una spada che già scorge all'alba, con un solo pensiero distruggere il nemico della libertà, il potere. Amici dall'infanzia uniti alla miseria, vedean case bruciare da stronzi sul cavallo, giurarono vendetta con l'anima e col cuore, giurarono di annientare quel regno del terrore. Nel castello inespugnabile il re si divertiva a comandare gente, ad umiliare le persone, a fingere interesse per la sua regina, che il tempo di girarsi e lui scopava una puttana. Il popolo trattato come massa di capre sognava ardentemente una rivoluzione, ma mai d'alzar la testa e unire quel lamento in forza bruta utile a fermare quel tormento. Giunsero al castello, commossa argutelusero l'intensa sorveglianza, entrati nella stanza del re e della regina, il sogno dei reali fu una carneficina. Il popolo re libero è festa del reame, si beve e mangia sbafo alla faccia del maiale, i prodi cavalieri saranno seduti al trono, saranno loro due a dividersi il potere. Il folgore è contento e aumenta il benestare, ma per un cavaliere non basta lo spartire, prepara un tranello e assolda un fidato, che nella notte porti il trono a chi l'ha ingaggiato. La notte l'uomo compie bene la missione, ne esce soddisfatto, sarà vanto dal padrone, che fu trovato steso col capo che pendea, ucciso dall'invidia e dalla stessa idea. Futuri, le
le storie narreranno dei prodi cavalieri che uccisero il tiranno, ma che per troppa invidia e sete di potere lasciarono l'amicizia nel buio cadere. Ma col passar del tempo non cambiano le cose e rimane solo il popolo tradito dai più forti a raccontare il torto di entrambi i cavalieri distrutti da un nemico unico, il potere. Grazie a tutti. Allora andiamo avanti con il settimo artista, in questo caso nella sezione nuovi cantautori, con la canzone Bla Bla Bla. Lui è Frankie Harper. Oh, yeah. Dentro di me dei visitatori albergano, quando il sole volta la faccia e non guarda verso, e non guarda verso. Dentro di me manca un po' di pelo sullo stomaco per dirti tutto quanto in faccia, senza più illusioni, senza più emozioni. Rischiando la faccia, e tanto restan solo i tuoi. Bla 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 bla, ma non cambia niente. Bla 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 bla. Visitatori albergano, sento già che rimbalza in bocca stesse affermazioni, stesse conclusioni. Dentro me come un pugno allo stomaco, oh, dentro me tutto sa nel dirlo. Faccia, rischiando la faccia, e tanto restan solo i tuoi. Bla 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 bla, ma non cambia niente. Bla 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 bla. Bla 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 bla, ma non cambia niente. Bla 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 bla. Siamo arrivati all'ottavo concorrente, in questo caso nella sezione artista, sezione nuovi
cantautori con la canzone Un ubriacone. Lui è Felice Romano. Sera. Ah, ok, perfetto, ciao. Signora s'affretta, un cono di fritto, che vado di fretta, mi scade l'affitto del vecchio soffitto, che se non mi affretto si brucia il soffitto, e mi spiace che son fritto, e passo dopo passo mi stresso in questo ampresso di questo mondo che corre veloce, lo fa sempre più spesso. Ma cosa c'è di male se cerco di rallentare tutto quanto? Lascio l'ultimo sorso nella mia bottiglia. Mi sento come un suonatore che non suona e vuol cantare, come un assetato che non beve e vuol mangiare. Mi sento come un prete che non sale sull'altare, che casseggia tutto il giorno invece di farla morare. Come l'innamora che fa sesso senza far l'amore, o come il diavolo nel giorno di Natale. Io sono solo un ubriacone, mentre qui la gente ride, l'han detto al telegiornale. Concorrenti in questa corsa, il loro mondo nella borsa, mentre brindo alla salute di chi sorride, guarda e passa. A pensarci proprio bene, guardando in giro cosa accade, non sono io a dovermi vergognare. Certo avrò le guance rosse, il mio viso parla smorfie, voi sembrate tutti seri e poi le fate un po' più grosse. Se domani non esiste e ieri se ne è andato al bar, potete sempre lavorare di immaginazione e disegnare un nuovo mondo per viaggiare e per volare, considerando che il tempo è una vostra pura invenzione. Battere il tempo è questa la morale, fate un po' come volete, sono solo un ubriacone. Signora s'affre, un cono di fritto, che vado di fretta, mi scade l'affitto del vecchio soffitto, che se non mi affretto si brucia il soffritto, e mi spiace, son fritto. E allora che faccio? Io bevo questo vino là dentro, o lo lascio lì? Ma che ne parliamo a fare? Se non me lo bevo neanche la bottiglia mi perdonerebbe, allora io bevo, e questo sorso di vino vince la partita con l'eternità. Per la categoria premio Pierangelo Bertoli a Muso Duro, il riconoscimento va a un gruppo musicale italiano nato nel 1991 che autodefinisce il proprio genere musicale combat folk, dichiarando sin dall'esordio un amore incondizionato per il folk irlandese. E per una serie di motivi incredibili sono pronto a presentarvi questa sera i miei amici Modena City Ramblers! Eccoli qua! La voglia di cambiare, la voglia di giustizia, e lo parlo.
sei disposto a camminare, gridando forte senza aver paura, contando 100 passi lungo la tua strada. 1, 2, 3, 4, 5, 10, 100 passi. 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 Poteva come tanti scegliere partire, invece lui decise di restare. Gli amici, la politica, la lotta del partito, alle elezioni si era candidato. Diceva da vicino li avrebbe controllati, ma poi non ebbe tempo perché venne ammazzato. Il nome di suo padre nella notte non è servito, gli amici disperati non l'hanno più trovato. E allora dimmi se tu sai contare, e dimmi se sai anche camminare, contare, camminare insieme a cantare la storia di Peppino e degli amici siciliani. 1, 2, 3, 4, 5, 10, 100 passi. 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 Buia dello Stato italiano, quella del 9 maggio 78, la notte di via Caetani, del corpo di Aldo Moro, l'alba dei funerali di uno Stato. E allora dimmi se tu sai contare, e dimmi se sai anche camminare, contare, camminare insieme a cantare la storia di Peppino e degli amici siciliani. E allora 1, 2, 3, 4, 5, 10, 1, 2, 3, 4, 5, 10, 100 passi. 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 Grazie a tutti. E grazie. Allora, questa sera la seconda edizione del premio per Angelo Bertoli, con noi Modena City Ramblers. L'artista che vince il premio si è sempre contraddistinto per il carattere riflessivo delle sue canzoni. Al suo attivo oltre 15 album di successo, e questo è come prevede il regolamento, cioè, tanto per essere chiari, un altro artista di fama nazionale e internazionale, se non ha 15 album all'attivo, non può essere colui che può aspirare alla vittoria del premio Pierangelo Bertoli. È con noi questa sera a ritirare il premio e per l'esibizione Luca Carboni! Dovete avanzare. Ciao, per le foto. Avanziamo. Consegna ufficialmente il premio Pierangelo Bertoli, Bruna Patacini, il premio del maestro Brugioni a Luca Carboni. E quindi sul palco Alberto Bertoli. Vieni. Wow. L'acqua si riempie di schiuma, il cielo di fumi, la chimica lebbra distrugge la vita nei fiumi, uccelli che volano a stento, malati di morte, il freddo interesse alla vita ha sbarrato le porte. Un'isola intera ha trovato il
chiamare una tomba. Il falso progresso ha voluto provare una bomba. Poi pioggia che toglie la sede alla terra che è viva, e invece le porta la morte perché è radioattiva. Eppure il vento soffia ancora, spruzza l'acqua alle navi sulla prora e sussurra canzoni dalle foglie, bacia i fiori, li bacia e non li coglie. E un giorno il denaro ha scoperto la guerra mondiale, ha dato il suo putrido segno all'istinto bestiale, ha ucciso, bruciato, distrutto in un triste rosario, e tutta la terra si è avvolta di un nero sudario. E presto la chiave nascosta di nuovi segreti, così copriranno di fango persino i pianeti, vorranno inquinare le stelle, la guerra tra i soli. I crimini contro la vita li chiamano errori. Eppure il vento soffia ancora, spruzza l'acqua alle navi sulla prora e sussurra canzoni tra le foglie, bacia i fiori, li bacia e non li cogli. Eppure sfiora le campagne, accarezza sui fianchi le montagne e scompiglia le donne tra i capelli e corre a gara in volo con gli uccelli. Grazie Pierangelo, grazie Alberto, grazie a Luca Carboni e alla sua band. Grazie davvero, è stato davvero una grande gioia stare con voi questa sera, essere qui con voi e con voi e con voi. Wow, Luca Carboni, Alberto Bertoli! Grazie a tutti. In una serata, nel cuore poi in realtà della serata, adesso è il momento insomma che tu ci racconti un po' in musica e tieni aperto chiaramente la bottega di famiglia. E fra poco scopriremo anche chi è ovviamente il vincitore. Poi abbiamo anche un'altra ospite, ma adesso è il momento di Alberto Bertoli! Sinceratomi della tonalità, eccoci qui. E adesso che farò? Non so che dire, e ho freddo come quando stavo solo. Ho sempre scritto i versi con la penna, non ho ordini precisi di lavoro. Ho sempre odiato i porci di ruffiani e quelli che rubavano il salario. I falsi che si fanno una carriera con certe prestazioni fuori orario. Canterò le mie canzoni per la strada ed affronterò la vita a muso duro, un guerriero senza patria e senza spada, con un piede nel passato e lo sguardo dritto e aperto nel futuro. Ho speso 4 secoli di vita e ho fatto 1000 viaggi nei deserti, perché volevo dire ciò che penso, io volevo andare avanti ad occhi aperti. Adesso dovrei fare le canzoni con i dosaggi esatti degli esperti, magari poi vestirmi come un fesso per fare
fare il deficiente nei concerti. Canterò le mie canzoni per la strada ed affronterò la vita a muso duro, un guerriero senza patria e senza spada, con un piede nel passato e lo sguardo dritto e aperto nel futuro. Sono stato mai un poeta e non mi importa un cazzo di saperlo. Riempirò i bicchieri del mio vino, non so com'è, però vi invito a berlo. E le masturbazioni cerebrali le lascio a chi maturo al punto giusto. Le mie canzoni voglio raccontarle a chi sa masturbarsi per il gusto. Canterò le mie canzoni per la strada ed affronterò la vita a muso duro, un guerriero senza patria e senza spada, con un piede nel passato e lo sguardo dritto e aperto nel futuro. E non so se avrò gli amici a farmi il coro o se avrò soltanto disconosciuti. Canterò le mie canzoni a tutti voi. Molte grazie. Allora io mi è stato detto che dovevo fare tre pezzi, però mi è venuto a trovare un amico mio di Andrea, che è un grandissimo artista, probabilmente tra gli artisti emergenti forse uno dei più bravi, ma a me piace tantissimo, ed ha la fortuna sfortuna di essere, di avere il mio stesso cammino, no? Perché è figlio d'arte anche lui, e allora chiamarlo qui è venuto e gli ho chiesto insomma se poteva farvi un pezzo, perché lui è veramente eccezionale. E allora, se mi raggiunge, gli presto la chitarra. Lui si chiama Filippo Graziani ed è figlio di Ivan. Buonasera a tutti. Grazie, gentilissimi. Io sono un fuori programma, no? Sono venuto a trovare Alberto, c'è una bellissima amicizia che ci lega, ed è vero che abbiamo, insomma, in un certo modo abbiamo un cammino molto simile, no? Stiamo cercando tutti e due di fare la nostra strada, di far ascoltare le nostre canzoni pur rimanendo legati alla nostra tradizione. Io sono onorato di essere qua stasera e do questo piccolo contributo. Ovviamente è difficile seguire una canzone, dopo una canzone come questa fatica, ovviamente. Quindi.
questo è il pezzo che ho portato a Sanremo quest'anno. Io non mi devo giustificare se non mi voglio accontentare di farmi fare i conti in tasca e diventare carne da statistica. Se le promesse che ci hanno fatto ci hanno fatto rimanere sotto, sono disilluso e so cosa fare. Sono un pirata e voglio navigare, e chi lo dice che non sia normale fare una vita irregolare? L'unica lezione che devo imparare, a volte anche le cose belle fanno male, a volte anche le cose belle fanno male, a volte anche le cose belle fanno male. La mia generazione a spasso, come lupi sul gran sasso, c'è chi si arrende sempre più spesso alle bastonate passo dopo passo, cresciuti dalla televisione che ci ha insegnato a consumare cose che servono esattamente come la goccia in mezzo al mare. E chi lo dice che non sia normale fare una vita irregolare? L'unica lezione che devo imparare, a volte anche le cose belle fanno male, a volte anche le cose belle fanno male, a volte anche le cose belle fanno male. E chi lo dice che devo cambiare e che a 30 anni devo maturare? Svegliati fratello, se non sai capire che a volte anche le cose belle fanno male, a volte anche le cose belle fanno male, a volte anche le cose belle fanno male, a volte anche le cose belle fanno male. Filippo Graziani! Grazie! La cantautrice e scrittrice di grande successo con una fortunata carriera che dura da oltre 30 anni. Ha scritto e interpretato perle della canzone italiana come Voglio Tornà, Aum Aum, e anche scrittrice di grande successo. È veramente un artista con un cuore grande così. Abbiamo un grande onore di avere questa sera qui alla seconda edizione del premio per Angelo Bertoli, signori, Teresa De Sio. Un artista straordinaria. Sì. E allora ci sono stati grandi cantori nella musica popolare che hanno attraversato strade difficili. No? Siamo qui a celebrare e a salutare Pierangelo, che certamente è un artista che non ha avuto tutte le strade facili e spianate davanti a sé. E io ho sempre una grande ammirazione e spiccata simpatia per coloro che devono faticare di più per arrivare alla meta. È un grandissimo scrittore di canzoni del sud dell'Italia, che è Matteo Salvatore e che è stato
anche se indirettamente un mio maestro, ha scritto ballate che hanno fondato quel modo straordinario di fare musica che è a metà tra la canzone d'autore e il folk, la musica popolare. E Matteo Salvatore, insieme a Domenico Modugno, è stato uno dei fondatori. Allora, poiché anche Matteo è stato un uomo che per varie vicende ha faticato, ha avuto una strada difficile e in salita, mi piace questa sera evocarlo qui sul palco insieme a voi in una delle sue ballate più belle, che si intitola L'Ubbene Mio. Va, l'Ubbene Mio, curra a mamma tu. Vogliono sapere chi vince, molto ok, fermi. Ci siamo, la giuria ha così votato. Al primo posto nella seconda edizione del premio Pierangelo Bertoli si piazza CFF e il Nomade Venerabile. Loro due, forza forza. Guarda, il pubblico è d'accordo, eh? Sì, sì, d'accordo. Sì, 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 sì. CFF, il Nome delle Venerabile, vincitrici
della seconda edizione del premio nazionale Pierangelo Bertoli. Eccolo il premio. La foto, la foto. E voilà. Notte scura, notte senza la sera, notte impotente, notte guerriera, per altre vie, con le mani le mie, cerco le tue, cerco noi due. Sciogliendosi in canto, un canto di sponde sicure, ben presto dimenticato, voce dei poveri resti di un sogno mancato. In sosmulzorato, sostisa, amparato, schirchende, ricattu, kirchende, su assistrada di mandende, sa vida si schida prendende, poi sfisu segni uno in sosa non si rmenticados, tu enda solo chi bantuno ma pare che intanno corromeu fonte iagra desida. Sa vita comunque cade l'alba sulla mia strada, senza catene vi andremo insieme. Sa vida si schida prangende.